Gli ultimi anni sono vissuti da Leopardi in una partecipazione più piena della vita, nella quale egli cerca un rapporto intenso con gli uomini e le vicende del suo tempo. A Napoli il poeta scrive le ultime poesie, Il tramonto della luna e La ginestra, nelle quali si apre alla nuova stagione della pietà. In essa Leopardi matura una visione del mondo e delle cose in cui c'è spazio per la solidarietà tra gli uomini. E la sua poesia diventa virile accettazione della realtà ed eroico slancio contro il destino avverso, aprendosi a un abbraccio solidale con tutti gli uomini, uniti dalla comune sventura. Qui sull'arida schiena del formidabile monte sterminator Vesevo, la qual null'altro allegra arbor né fiore, tuoi cespi solitari intorno spargi, odorata ginestra, contenta dei deserti. Anco ti vidi dei tuoi steli abbellir l'erme contrade che cingon la cittade, la qual fu donna dei mortali un tempo, e del perduto impero par che col grave e taciturno aspetto facciam fede e ricordo al passeggero. Or ti riveggo in questo suol di tristi lochi e dal mondo abbandonati amante ed afflitte fortune ognor compagna.